Allora, che settimana è stata e quanto sono stati importanti questi 3 punti anche per prepararla questa Ma i punti sono sempre importanti, si muove in classifica, danno fiducia e morale e quindi ci ha permesso di fare una buona settimana di lavoro al bene, con giusto entusiasmo e la giusta concentrazione. partita che nasconde molto insidie contro una squadra che è in crisi di risultati sicuramente e che però ha cambiato delle cose in settimana, ha cambiato l'allenatore, cosa c'è da aspettarsi? Ma c'è da aspettarsi che è da fare una grande prestazione noi, che serve per cercare di portare a casa il risultato da Brescia, serve essere al meglio della nostra condizione mentale e anche sicuramente tecnico-tattica. Da subito bisogna essere in partita, non dobbiamo concedere nulla all'avversario. L'avversario è una squadra forte, magari in questi ultimi momenti sta passando un po' di difficoltà, anche se io ho visto la partita interna con il Frosinone. Per me ha fatto una grande partita per un pezzo, perlomeno per un tempo, è meritatamente sotto, però il calcio è questo, pochi minuti, è cambiato l'andamento di una gara e il risultato in 3 minuti mi sembra. È una squadra che sta a 12-13 partite tra primo e secondo posto, quindi vuol dire che ci sono dei valori, quindi è una squadra di valore. Detto questo di loro, ha dato il merito a una potenziale rosa importante, dipende sempre da quello che riusciremo a fare noi. Quindi io voglio vedere il massimo dalla mia squadra, che stia bene, che abbia la cattiveria, l'agonismo, la determinazione giusta che bisogna avere per affrontare non questa partita ma qualsiasi partita. Sicuramente noi non faremo l'errore di sottovalutare nessuno, non ce lo permettiamo. Prima e ultima, personalmente, cerco di portare all'interno del gruppo dei miei ragazzi che sono uguali, non fa differenza e non deve far differenza. Ultima per me, vi siete adesso collocati in una posizione di classifica più tranquilla, più vicino alla zona playoff rispetto alla zona playout. Può essere questa partita un crocevia per consolidarla per la Ma posizione di... guardi, secondo me, non voglio contraddirla, ma non è proprio così. Fine giro d'andata eravamo ancora meglio in posizione e quindi non cambia nulla. Sono passate 4 partite, eravamo se non sbaglio noni o decimi a un punto dai playoff dopo la vittoria del Sutilo. La classifica continua a rimanere corta, quello che dobbiamo avere è dare la continuità di risultati, che è quella che poi ti porta a miglioramento in classifica. Quindi, noi le partite le dobbiamo affrontare sempre al meglio delle nostre possibilità, con l'obiettivo di cercare sempre di fare più punti possibile, quindi cercare la vittoria e non la presunzione della vittoria, cercare la vittoria perché è una cosa naturale per chi gioca, voler vincere la partita, lo vorrà anche il Brescia, lo vorremmo no, e sul campo devono dimostrare di essere bravi e di fare di tutto per portare a casa il risultato. Buongiorno mister, le chiedo più che altro come curiosità come avete preso la notizia di Modena Cagliari su Pjanic, se ci avete pensato oppure insomma. Non ci ho pensato nulla, quello che c'era da dire di Modena-Cagliari l'ho detto venerdì sera post partita. Basta. Per quanto riguarda la settimana del Modena, com'è andata? Fortunato Ferrari, immagino che non ci sarà, per il resto com'è la situazione? No, tutto a posto, a parte l'incidente, un grande dispiacere, questo ragazzo, il terzo allenamento che faceva con noi, si è fatto male purtroppo, si vedrà oggi pomeriggio, mi sembra, abbia una visita medica che dirà le tempistiche dell'infortunio e del recupero. Direi che è stata una settimana tranquilla, non abbiamo avuto nessun problema e quindi ci siamo allenati con grande regolarità tutti quanti. Ultima cosa che chiedo su Ionita, come l'ha visto che insomma ha avuto una settimana immagino piena di lavoro, potrebbe giocare al primo minuto, come si sta inserendo il ragazzo? Si sta inserendo bene fin dal primo giorno, ha fatto vedere di essere un giocatore che ci darà una mano sicuramente importante, per lui parla il curriculum, parla la sua storia, non dimentichiamoci che è con noi da 7 giorni, più un paio di giorni di riposo anche in mezzo alla trasferta, quindi assieme abbiamo fatto 5-6 allenamenti. Chi c'è? Vai Giovanni? No, senza il microfono. No, Ionita diceva che sia 7 giorni, così quindi possiamo dire per certi versi, cioè si dice ogni tanto squadra che vince non si cambia, è una cosa che ha senso oppure c'è da valutare No, sempre. si dice, è un modo di dire come tanti altri. E quindi si dice, diciamo che
vedo, vedere un attimo, c'è un paio, due o tre situazioni in ballo ancora da vedere e da decidere su, sulla formazione. Poli come l'ha visto? Questo bene. No, ho fatto una buona, che non giocavo perché non stava bene. Era uscito quando aveva preso una buona condizione, giocando mi sembra due partite dall'inizio, Perugia e non mi ricordo la Sifro, con la Spal. Le due partite dall'inizio, poi è dovuto uscire perché è arrivato Gargiulo, che bisognava rimetterlo dentro nel regolamento, e quindi è uscito lui di nuovo. Alla ripresa si è rifatto male, si è fermato con la partita col Sondrio in amichevole, sono fuori una decina di giorni, e un po' alla volta sta recuperando condizioni. Avete visto che ha fatto secondo me una buonissima partita, però dopo 60 minuti circa è dovuto uscire perché la condizione è più o meno quella. Io dopo l'arbitro di Cosenza e prima della partita di Terni pensavo che Modena se la potesse giocare diciamo, in maniera abbastanza spensierata, vista la posizione di classifica, visto insomma, il fatto che va indietro, un pochino ci si allontana da quelle posizioni, ma non è del tutto scontato. Ti chiedo se il Modena può affrontare questa trasferta in maniera spensierata, ma nel senso guardare avanti per allontanarsi dalle posizioni calde, cioè spensierata non è spensierata non è una parola che mi piace, perché l'ho capito, io ti direi serenità, non ci andiamo molto lontano, non ci andiamo lontano, ma serve sempre la serenità per me, per come ragiono io, in tutti i casi, in qualsiasi momento, quando si è sereni vuol dire essere fiduciosi di se stessi e di pensare positivo, questo intendo io, quindi ti ho capito perfettamente cosa vuoi dire, ma potrei anche dirti di sì, do la versione, domani scrivi questo qui. Ma non è così. Realisticamente, guardate, grosso, ho letto le dichiarazioni di un giocatore del Como, ho letto le dichiarazioni di un calciatore del Frosinone. Cosa dicono? Andiamo avanti, partita per partita, vediamo di fare il meglio. Non dicono cose diverse. Eppure che sono lì con non so quanti punti di vantaggio, ma è perché il calcio vero è questo. È quello di andare partita per partita a cercare di fare più punti possibili. Poi, a un certo momento, sarà scavallato in un primo step. Salvezza, e cosa fai? Cambi? Continuerai a giocare per fare il meglio di te e cioè, si apre la strada per fare meglio? Siamo lì, siamo pronti. Ma il calcio è questo. Al Sutilo, che sono molto vicini alla salvezza, parlo della salvezza, non parlo di altre cose. Perché chi vive dentro è questo. Esternamente possiamo comunicare qualsiasi cosa. Sì, io voglio scherzare, prendere in giro, far titoli, ve le dico, però il mio pensiero, quello che dentro parliamo, è quello di pensare, lavorare bene in settimana e dare il meglio di noi quando si gioca. Perché questo è il calcio, quello un po' più veritiero. A livello comunicativo possiamo raccontarcela tutta. Però il calcio è questo. Quindi, quella serenità che dici devi te, andare a lì, sì, ci deve essere a Brescia, ma deve esserci la tensione, la determinazione, la cattiveria, lo spirito di squadra veramente feroce come abbiamo visto con il Cagliari. Perché questo è il calcio, quello vero. Dentro, spensierati, sì, non abbiamo nulla da perdere, no, abbiamo da perdere, cavolo, ci abbiamo da perdere, ci sono punti in palio che dobbiamo conquistare, che sia uno, che sia tre, noi giochiamo per i tre, punto. Quello che non dobbiamo venire a casa è con zero punti, perché se no la partita dopo ti ritrovi invece a fare un discorso, si gioca in tensione. E questo è quello che oggi ci dice la classifica di Serie B. Lo scorso anno non facevamo questo ragionamento, ne facevamo un altro, ma eravamo dichiaratamente da un'altra parte e la classifica diceva anche quello. Domani sarà una situazione che si è vista tante volte nel calcio, cioè c'è una squadra che sta bene, Modena, oggettivamente, no? Classifica, situazione generale, eccetera, no? Anche come società solida, non sono problemi, cioè. D'altra parte c'è una squadra che invece sta male in questo momento, oggettivamente, no? Per risultati, contestazione, cambio di allenatore, società così, insomma, che proprietario lo conosciamo tutti. Ecco, in queste situazioni, secondo te, vale la regola di andiamo lì, cattivi, come dicevi tu adesso, spegniamo subito ogni velleità del Brescia di riprendersi, di magari rianimare l'ambiente, eccetera. Perché se magari andiamo lì un po' timidi, stiamo lì a vedere cosa succede,
questi prendono coraggio e loro dopo diventa certo, no, no, è perfetta l'analisi. E quello che dobbiamo fare è cercare di fare questo, di approfittare questo, anche se penso che magari l'ambiente in occasione anche di un cambio di tecnico con uno che è lì da tanti anni la storia si potrebbe ricompattare addirittura intorno alla sua figura, quindi questo sì, però è chiaro che non devi fargli prendere coraggio, ma questo valeva per qualsiasi squadra, cioè abbiamo provato a saltare addosso al Cagliari per fargli prendere coraggio, ce l'ha fatto la Ternana a noi e ci hanno messo in difficoltà. Se si riesce a prendere in mano la partita bisogna essere cattivi e approfittare eventualmente anche di queste situazioni che a livello psicologico potrebbero essere magari contrarie, oppure dare una carica in più perché c'è un cambio, c'è una compattezza nuova sull'ambiente e quindi sarebbero loro a voler sfruttare queste situazioni. Ecco perché dico che sono calcio sempre un po' variabile su queste letture, si può vedere da una parte e anche girando l'altra parte, però quello che direbbe che ha detto lei, fossimo bravi, prendere in mano la partita da subito e mettere in difficoltà, sarebbe sicuramente una cosa positiva. Sempre qua, mister, si aspetta che Costanzini stravolgerà la squadra o continuerà a prendere in mano? No, non mi aspetto che in 3 giorni possa stravolgere, però sono andato a vedere anche come giocava la sua primavera, che gioca in maniera un po' diversa, gioca con un 3-4-3, 3-4-2-1, quindi non credo che in pochi giorni possa portare avanti quella linea, che la storia da sempre il Cagliari. Il Brescia gioca con la linea 4, quindi non credo che in 3 giorni vada a cambiare tanto. Però per dire, siamo andati anche a vedere come Possanzini giocava portando avanti il suo calcio in primavera. Questa è una cosa doverosa e è una roba differente, ma avendo letto anche le dichiarazioni sue, non credo che inizialmente possa cambiare tanto. Paolo? Vista più così una mia impressione, e anche una domanda a te. L'anno scorso il Modena, dopo la sconfitta di Fonteriello con Montevarchi, cominciò e preso una dimensione importante come squadra, prese e che permise poi l'inizio del campionato. Quest'anno probabilmente in Serie B è stato più difficile, c'è stato un po' d'altalena, diciamo. Però la partita col Cagliari mi ha dato l'impressione forse che il Modena abbia svoltato, davvero che sia diventato padrone del proprio destino sia nella singola partita che forse anche in campionato. Ti chiedevo così cosa... Domani è un bel banco, la settimana prima dicevamo il contrario, quindi secondo me non basta una partita per dire se si è svoltato, serve verificare in più partite dove ci siamo stati. Perché abbiamo fatto buone partite, era amarico in tante occasioni, era anche contro squadre importanti, non sto qui a citarle, era quello di Frosinone compreso, di essersela giocata lì. Ecco, quindi lì noi non siamo mai mancati in maniera importante, se non in una o due occasioni. Questo sì, ma che secondo me è fisiologico, ci può stare che si trovi anche una o due partite sballate. Però ci siamo sempre stati. E quello ci ha dato sempre un po' di forza a noi all'interno del gruppo, non di convinzione che stavamo a far cose anche positive. E quello continueremo su questo, perché non basta una partita fatta bene contro una squadra importante, vince. Ne abbiamo fatte altre fatte bene, qualche volta non abbiamo raccolto quello che forse avremmo meritato, vedi Benevento in casa, porto un esempio, facendo una buona partita, e stavolta invece l'abbiamo meritatamente raccolta, nell'ultima. Adesso quella mentalità lì che tu dici, non è che prima non l'avessi. Tra domenica prossima viene Genova, per me da Genova, lì proprio abbiamo preso, parlo di una sconfitta, non di una vittoria, all'andata, convinzione un po' di più nelle nostre qualità, perché abbiamo fatto una partita decisamente migliore, abbiamo fatto con quella determinazione che il Modena deve giocare, il Modena deve essere una squadra determinata di lotta, e questo è fuori discussione. No, la domanda era perché secondo me con Cagliari c'è stato veramente proprio un atteggiamento di squadra importantissimo. Questo sono d'accordo, Paolo. Questo sono d'accordo. Si è visto l'avversario, giocare di sera, prima serata Sky, tante cose possono anche nella testa di qualcuno, no? Portare questo, e non è la prima volta. Di sera fa sempre un effetto un po' particolare. Però lo spirito deve essere quello, senza dubbio. Siamo a posto, c'è ancora qualche curiosità per il mister? Certo. Mister, buongiorno. Il Brescia è sceso in campo più a Braglia all'andata, ha solo un giocatore in comune con quello che è andato a Perugia. Inoltre abbiamo parlato dell'allenatore, che è un allenatore che è al suo esordio tra i nati e sono allenato super giovanile.
sono fattori che l'hanno spinta durante la settimana a soffermarsi quasi solamente sui suoi ragazzi, quindi non pensare all'avversario preparando la partita? No, la partita va preparata, anzi due volte in più, perché l'allenatore, come ho detto prima, può compattare l'ambiente, può dare qualcosa di nuovo, può dare anche un'energia diversa. Quindi non importa se ha fatto solo primavera, ce ne sono tanti che hanno iniziato dalla primavera e poi sono arrivati a essere allenatori molto importanti, quindi quello è meno. Noi ci concentriamo su di noi per fare bene le nostre cose, per preparare la partita mentalmente soprattutto, perché lì si gioca tanto sulla mentalità, su come ci si arriva, sull'approccio della gara che abbiamo. Per me il calcio è mentalità, poi c'è la parte tecnico-tattica. E quella non puoi non tenerne conto quando prepari la partita con gli avversari. Fin pochi minuti fa abbiamo fatto il simulato di giocare contro, come pensiamo che possa schierarsi domani loro, e quindi quello abbiamo lavorato sicuramente sull'avversario. È chiaro, l'ho detto come prima cosa basica, dobbiamo sempre guardare prima noi stessi, fare la nostra prestazione, e poi dovrebbe andare a limitare l'avversario, che è un avversario di qualità, anche questo.